Scuola, università e trasporti. Dal 1 settembre saranno questi i tre comparti interessati dall'introduzione obbligatoria del Green Pass. Alla lista di attività in cui già da alcune settimane viene richiesta la certificazione verde, come ad esempio per l'accesso nei locali al chiuso, nelle palestre, nelle piscine o per partecipare a spettacoli, eventi e ad altre situazioni, si aggiunge quindi anche il mondo della scuola. L'obbligo però scatterà soltanto per il personale scolastico e per i docenti. I professori e i dipendenti che risulteranno sprovvisti del certificato non potranno accedere alle strutture scolastiche. Dopo 5 giorni di assenza che verrà considerata ingiustificata, il rapporto di lavoro sarà sospeso e ci sarà uno stop anche per lo stipendio. Situazione diversa invece per il mondo universitario, dove il Green Pass per l'ingresso in sede sarà richiesto obbligatoriamente anche agli studenti. Anche questo rappresenta un modo per riprendere fondamentalmente in sicurezza la nostra vita della comunità universitaria e costituisce ovviamente anche un invito alla vaccinazione a tutela di se stessi e degli altri, poiché già l'accesso in qualche maniera ai locali dell'università era normato da un riconoscimento con misurazione della, diciamo, della temperatura e firma per tutto il personale, e con la prenotazione delle aule fondamentalmente aggiungiamo a questo tipo di approccio anche il riconoscimento del Green Pass con il controllo a campione come previsto dal decreto per quanto riguarda gli studenti, invece controllo massivo per quanto riguarda tutto il comparto del personale. Credo che siamo sostanzialmente nella media nazionale per quanto riguarda il comparto educativo, quindi come dire con posizioni molto alte di vaccinazione, o almeno non abbiamo segnalazioni o presegnalazioni significative di persone che in qualche maniera si rifiutano di presentare Green Pass o hanno presentato problematiche. Noi offriremo quest'anno tutte le nostre lezioni in presenza con possibilità di streaming. Questo per venire incontro, come dire, tra le tante studentesse e studenti che possono avere difficoltà di varia natura, per una situazione che ci auguriamo dopo il 31 dicembre vada sempre di più normalizzandosi. Ma ovviamente, diciamo, l'esperienza che abbiamo fatto, diciamo, con il digitale e con lo streaming è qualcosa che porteremo all'interno dei nostri metodi didattici anche nel futuro. Sul fronte trasporti, per viaggiare sui mezzi destinati alle tratte locali e regionali, come autobus, tram, metro o treni regionali, non sarà necessaria la certificazione verde, che invece sarà richiesta per tutti i fruitori di aerei, navi e traghetti per il trasporto interregionale e treni ad alta velocità, Frecce, Italo, Intercity e Intercity Notte. Proprio le stazioni, tra cui anche quella di Pesaro, sono i luoghi in cui il 1 settembre, giorno dell'entrata in vigore delle nuove regole, si attendono manifestazioni e sit-in di protesta annunciati da parte dei cittadini contrari all'introduzione del Green Pass obbligatorio.